Ben ritrovati sulla Voce di Novara. Che il calcio sia uno degli argomenti di cui più si parla la mattina presto, nei bar, andando a lavorare, sul pullman, eccetera, eccetera. Questo è un dato assolutamente accertato. Che il tasso di interesse rispetto ai temi sportivi e calcistici in particolare aumenti in modo vertiginoso quando ci sono eventi, buoni o meno buoni, della vicenda calcistica, questo è altrettanto assodato. Per cui da un paio di giorni non si fa altro che parlare della sconfitta della nazionale di calcio che rimarrà fuori dal torneo mondiale del prossimo anno. Non ci iscriviamo al club dei 56 milioni di commissari tecnici pronti a commentare il 4-3-3 piuttosto che il 3-5-2 o a fare le pulce a questo o quel giocatore, non è il nostro mestiere, ci sono ben altri che sono molto più in grado di noi di farlo. Ci piace rilevare però un altro aspetto, che certamente dentro questa vicenda che è stata definita con toni roboanti, apocalisse, disastro finale, cose di questo tipo, c'è un segnale piuttosto evidente. C'è il segnale che il nostro calcio, più che in generale il nostro sport, in particolare il nostro calcio, vive una situazione di malattia, che non è solo quella dei risultati, che sono abbastanza poco esaltanti già da un po' di tempo, ma quanto più in generale denuncia appunto una situazione di malattia evidente in tante piccole cose. E non è un caso che nello stesso giorno, il giorno precedente di questa sconfitta della nazionale, sia emerso un altro ennesimo caso di degrado morale, la parola è appropriata, anche a livelli di calcio dilettantistico, il caso di Marzabotto, luogo peraltro simbolico rispetto alla storia d'Italia, dove abbiamo visto scene disgustose in cui per festeggiare un gol si sono usati simboli e gesti che appartengono a un passato, quello del fascismo, che questa Italia non vuole vedere riemergere. E allora c'è del marcio in Danimarca o in Svezia, verrebbe da dire, no, il marcio è qui da noi, dentro nei gangli del nostro calcio, del nostro sport, e forse su questo c'è da riflettere. Arrivederci a domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.